serale l'ha fatto il vaccino anti-influenzale quest'anno? Veramente non l'ho fatto mai. Non mi vaccino, non prendo mai influenza, tutti i virus che corrono, tutto, mai preso un'influenza. Dottore, quest'anno il picco dell'influenza stagionale è previsto a gennaio. Di che tipo di influenza si tratta? Ah, è un'influenza analoga a quella degli altri anni. Quest'anno la vaccinazione è stata fatta su tre ceppi e c'è anche la vaccinazione per il ceppo A. Quali saranno i principali sintomi dell'influenza stagionale di quest'anno? Naturalmente ci sarà un rialzo termico per 2 o 3 giorni, secondo come è consuetudine di tutte le infezioni di natura virale. Ci possono essere dei sintomi gastrointestinali, quindi diarrea, mal di testa, dolori articolari, e sono, diciamo, sintomi che già stiamo vedendo in questi giorni, insomma, nella popolazione, soprattutto a cavallo tra Natale e Capodanno si sono avute un incremento sostanzioso di questi disturbi, insomma. Restano a rischio i bambini, gli anziani, le persone per le patologie, affetti da patologie croniche, per i quali però è stata prevista con ampio risalto la consueta vaccinazione stagionale. Signora, lei quest'anno si è vaccinata per l'influenza? No, non mi sono mai vaccinata. Perché ho paura, sono un pannello. Sempre io pure. Si trova bene col vaccino? Fino adesso, però ho delle mie amiche che col vaccino se la sono beccata uguale. Quindi non lo so io fino a che punto. Ancora l'inverno non è passato. Esiste una profilassi e quali sono i principali farmaci per curare l'influenza di quest'anno? Diciamo, i farmaci sono gli stessi di tutti gli anni, sono desintomatici perché comunque l'influenza deve fare il suo decorso. Naturalmente, riposo, vitamine, curare un'alimentazione soprattutto. Qual è il consiglio che si può dare? Il consiglio che si può dare è quello di non sottovalutare l'influenza, di non uscire, di non uscire e non esporsi, diciamo, anche alle variazioni termiche se i sintomi non sono tutti completamente passati. Quindi restare a casa per qualche giorno, coccole e letto, questa era la ricetta della nonna.